Fighissimo, pensa. Ci andiamo? Direzione Pienza! Siamo finalmente arrivati nei pressi di Pienza. Guardate che spettacolo, che panorama incredibile. Bisogna subito fare una foto. Siamo arrivati. Dove ci troviamo? Siamo alla fattoria del Colle. La fattoria del Colle. E lui è? Felix. Lui è Felix. Ciao Felix, che figo che sei. Siamo alla fattoria del Colle. Abbiamo scelto questo posto perché è veramente caratteristico. Si trova immerso nella natura. Guardate che bello. E adesso vi facciamo anche vedere questo. Preparati sulla storia di questa zona. Se dovessi scegliere i prodotti tipici migliori della zona, ovviamente Brunello di Montalcino è uno di quelli che abbiamo, no? Poi sì. Che altro abbiamo qua? Beh, abbiamo senz'altro il pecorino, quindi i formaggi fatti con il nostro latte della zona. Abbiamo i salumi con due razze, diciamo, da carne estremamente interessante. Uno è la cinta senese e la chianina, la vacca chianina, che è l'altro animale per eccellenza da carne. Mi dispiace, ma è da carne. Mi dispiace per me. Qui è molto calmo, molto tranquillo, però in 20 minuti, 25 minuti si arriva al Montalcino, si arriva a Pienza, si arriva a Montepulciano, Cortona in 30 minuti. Quindi voi qua avete ristorante, cantina e anche per dormire in altre stanze. Pianforte è un dolce molto molto antico, è soffice, è pieno di canditi, di mandorle. Pensate che i senesi, i banchieri senesi, erano così ricchi che potevano coprirlo di pepe nero, in un'epoca in cui il pepe nero era usato come moneta. Quando arrivò la regina Margherita di Savoia, le dissero al ciambelliano, dice: sapete, vogliamo servire a sua maestà il panforte, che è un dolce afrodisiaco. Sicché il ciambelliano disse: dolce afrodisiaco a sua maestà? No. E dovettero inventare il panforte margherita, coperto di zucchero a velo, di zucchero vanigliato, perché il panforte col pepe nero che risvegliava gli ardori sessuali per la regina non andava bene. Questo vino si chiama Cenerentola perché la doc Orcia, che è il vino ottenuto nella bottiglia, nasce fra due territori, il Brunello e il Nobile, che sono più vecchi e più famosi, come le sorellastre nella storia di Cenerentola. Ma Cenerentola ha più coraggio, usa un vitigno autoctono, si veste di stelle e alla fine sposa il principe. Ecco qui la sua corona. Dei santi Vito e Modesto, XI secolo, ha solo 1000 anni. Andiamo a vedere questa meravigliosa chiesa, tutta originale, solo una piccola parte del 1200.
che c'è qua? Pienza! Arrivati. Siamo alla 440, questo albergo che è proprio ai piedi di Pienza. Ho scelto questo posto perché è immerso, come potete vedere, nella natura ed è proprio a due passi da Pienza. Eccoci qua. Chi ci accoglie? Bello, sono Stella. Bellissimo questo posto, mi dicevano che era stato fatto per i cantanti, vedete, tutto a chiave di violino, infatti a 440 è appunto ispirato alla 440 che serve per accordare gli strumenti, quindi si canta qua. Volendo. L'hotel dei cantanti? E voilà, sarebbe stato bello. Giardino privato, non male direi. Ci troviamo insieme a Gregorio che mi sta spiegando che loro anche qui, ci ubriachiamo, andiamo via da qua che cantiamo questi tornelli, tutto nel pianoforte c'è, che loro anche hanno un vino buonissimo. Allora, questo è un Super Tuscan, sono vitigni francesi, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, fa un affinamento in barrique, differenzia molto dagli altri per le crete dove, dove i vitigni appunto vegetano, quindi ha un timbro molto particolare, è un vino estremamente elegante. Avete vinto anche dei premi? Ha avuto delle recensioni ottime da Parker, credo, ora vado a memoria, credo abbia avuto un 97 e 98, sì. Ora noi vendiamo prevalentemente nel circuito Cipriani, Yacht Club di Monte Carlo. Roba di lusso. Roba di lusso. Quando uno ne beve una bottiglia lo vuol dire che canta? Sta solo meglio. È più allegro? Sì. Okay. Consigliato in caso di influenza e raffreddori. Aspettiamo a tutti. In caso di influenza? Influenza, raffreddori, spostatezze, meglio del BVC. Amore, ti piace la Toscana? Sì! Passiamo bene noi, vero? Questo ristorante si chiama Daria. Che abbiamo qua davanti? Abbiamo Daria che ci accoglie. Andiamo a vedere.
Si mangerà bene? Che dici, Natalia? Mmm. Io direi di sì. In Toscana. Mm. Buonasera. Che carino. Ci piace, eh? Già ci piace. Sì, sì. Abbiamo qua spaghetti di verdure, l'orzotto, qua un'insalata, che cos'è questa? Salata di verdure. Salata di verdure. Olè. Natalia è un po' ombriachella, amore. È brutello. Hai bevuto un po', amore? Ha preso una botta. Guarda come ride. Che fai? Zagolo, zigolo, zagolo? Zagolo. Bagno Vignoni. E queste sono le famose terme romane. Solo nei primi dell'Ottocento, grazie all'erosione, si sono accorti che è vero uso di questa zona, è vero delle terme romane. Prima era usato come stoccaggio di materiali, eccetera, eccetera. Quindi è da poco, diciamo che sono un paio di secoli. E pensate, mentre lei gioca e cerca Samara lì dentro, che questo luogo era addirittura frequentato dagli Etruschi e poi dai Romani. E la sua vicinanza con la via Francigena ha
alleviava le sofferenze dei pellegrini, venivano qui a riposarsi, e piano piano è diventato un luogo molto molto frequentato fino a creare questo piccolo villaggio vicino ai giorni d'oggi. Siamo arrivati ai bagni di San Filippo. Sono delle terme, una zona di terme, acqua calda. Piaciuto il weekend in Toscana? Sì. Dalla Toscana è tutto, ci vediamo alle prossime, a voi studio.